a tutti, qua con un nuovo video. Come vi anticipavo già nel video dove vi facevo vedere come ho realizzato in casa per la prima volta il pesto, vi faccio vedere il mio segreto per far vivere più a lungo le piantine di basilico. In tanti anni che ho sempre avuto le piantine di basilico mi sono sempre morte dopo qualche settimana, ma ultimamente ho scoperto questo metodo, veramente semplicissimo, e da allora ho queste piantine, una mi è stata regalata da dei vicini che appunto anche a loro stava morendo e sono riuscita a salvarla. E ormai questi hanno quasi 4 mesi. Il segreto non è altro che andare a potare la piantina periodicamente. La potatura che va fatta è abbastanza importante e non è sufficiente togliere qualche foglia quando appunto si utilizza per fare magari la pasta o l'insalata, quindi è una cosa che proprio dovete fare periodicamente per togliere tutte le foglie in più. In questo modo avete tantissimo basilico a disposizione che potrete utilizzare in vari modi in cucina. Capirete che è il momento di potare la pianta perché avrà tantissime foglie molto grandi e queste potrebbero diventare anche gialle, infatti se non la potate diventeranno gialle e poi si seccherà tutta quanta la pianta. La potatura delle foglie più grandi serve per dare luce e spazio alle foglie che appunto staranno nascendo, infatti successivamente vedrete proprio tutti quanti i boccioli delle mie piantine. Dall'ultima potatura delle mie piantine sono passati 20 giorni e come vedete sono cresciute tantissimo. La potatura è molto semplice, dobbiamo andare a rimuovere tutte quante le foglie più grandi partendo da un rametto alla volta. Dovete farlo con due mani, vi farò vedere con una mano, è un po' difficile, comunque dovete prendere appunto ogni rametto, dal basso dovete andare a togliere soltanto le foglie più grandi, lasciare quindi la parte superiore e le varie fogliette che stanno nascendo. In questa occasione dovete andare a togliere anche le foglie magari gialle, quelle secche o quelle malate, che ovviamente dovete andare a buttare e non potrete utilizzare in cucina. Per fare questa potatura potete utilizzare anche delle forbicine o magari guanti se non volete ritrovarvi le mani tutte quante verdi. Quindi molto delicatamente vado a rimuovere tutte quante le foglie più grandi. Passo anche all'altra piantina che ho io, che è un po' più grande. E un'altra accortezza che dovete fare se volete che la vostra piantina duri più tempo possibile è quella di andare a rimuovere i fiori. Infatti farà sicuramente la vostra piantina dopo un po' i fiori, anche in questo caso per me era la prima volta che faceva i fiori perché comunque durava sempre davvero pochissimo. E la parte del fiore va tolta completamente, quindi dovete andare sempre a rimuovere la parte sommitale. In queste parti del fiore credo ci siano i semi, che quindi se andate a seccare questo fiore potete ricavare dei semi di basilico, però io non l'ho mai fatto quindi non vi so dire. E questa cosa di rimuovere il fiore serve a far sì che la pianta comunque cerca sempre di ricreare di nuovo il fiore per potersi riprodurre, quindi andando a toglierlo sarà sempre stimolata a crescere di più. E queste sono le mie due piantine una volta potate, sembrano un po' spennate e che stanno morendo, in realtà non vi preoccupate perché in pochissimo tempo le ricreeranno tantissime foglie. Perché come vedete su ogni rametto ci sono tantissimi germogli e queste diventeranno appunto altre foglie più grandi. E prima con tutte quante le altre foglie non ricevevano abbastanza luce e abbastanza energia dalla pianta, invece adesso cresceranno tantissimo. Informandomi ho letto che comunque questa è una pianta che sopporta bene anche l'inverno, se appunto non è troppo freddo, qui dai miei parti non fa mai troppo freddo, però nel caso le andrò a coprire o comunque mettere vicino alla finestra in una zona un po' più riparata. Spero vivamente di riuscire a farle sopravvivere anche durante l'inverno. Per quanto riguarda invece le foglie, io sono andata a realizzare sia un pesto, appunto un pesto semplice fatto in casa, e vi ho fatto vedere appunto nel video precedente, vi metto il link nella piccola qui sotto nell'info box. O come vi dicevo in quel video, sono andata anche a sminuzzare completamente tutto quanto il basilico, tagliandolo con delle forbici apposta per fare dei piccoli pezzetti di basilico, e sono andata a congelarli all'interno delle confezioni. In questo modo avrò del basilico tritato fresco sempre a disposizione. E è un'idea regalo anche carina per le persone che appunto conoscete, infatti io sono andata a mettere il tantissimo basilico che avevo, tutto quanto sminuzzato, in piccole vaschette che poi ho regalato alle mie vicine di casa. Un'altra cosa che ho scoperto recentemente è che si possono congelare le foglie di basilico intere, quindi mettere qualche foglia all'interno di un contenitore ermetico e metterle in congelatore. In questo modo dovrebbero congelarsi completamente senza rovinarsi e né appassirsi. Questa non l'ho provata, però penso sia valida come alternativa. Se voi l'avete provato, fatemi sapere sotto nei commenti. E quindi questo è tutto per quanto riguarda come mantenere più vivo possibile il nostro basilico. Per qualsiasi consiglio potete sempre scrivermi sotto. Vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!